Edizione speciale del telegiornale dei nazionalisti arcaici per darvi notizia di un dispaccio del dottor Bao, esponente dello Stato profondo italiano in clandestinità dal 1978 dopo il sequestro di Aldo Moro. Siamo stati informati di un'operazione che ha lo scopo di utilizzare il direttore irresponsabile Pindu per fomentare il terrore sanitario. Dai documenti in nostro possesso Pindu verrebbe prelevato con un pretesto, un incidente stradale o un controllo casuale di positività, per trasportarlo in un ospedale Covid e lì trattenerlo per poi diramare la notizia di un aggravamento delle sue condizioni fisiche e forse condurlo a morte. Consigliamo a Pindu di rendersi irreperibile e mettiamo a sua disposizione ciò che resta delle strutture dei servizi fedeli alla Repubblica Italiana dopo l'attacco iniziato con la sconcia operazione del sequestro Moro. Ringraziamo il dottor Bao e ci colleghiamo con Fiorenzo Fraioli, presso la cui abitazione Pindu è solito dimorare. Pindu non verrà trovato. Pindu è al sicuro. Puoi rassicurare tutti i patrioti. D'altra parte, un'operazione del genere era già stata paventata in alcuni incontri riservatissimi con il dottor Bao. Si tratta di un'operazione che avrebbe evidentemente lo scopo di rafforzare il terrore sanitario. Un'operazione che avrebbe un effetto straordinario sulla psiche degli italiani bombardati quotidianamente da notizie false. Immagina l'apertura dei telegiornali. Pindu ricoverato positivo al coronavirus, Pindu in terapia intensiva, Pindu si aggrava, Pindu purtroppo non ce l'ha fatta. A quel punto il terrore dilagherebbe, ma Pindu è al sicuro. Un saluto a tutti i patrioti. Viva l'Italia, libera e sovrana.